Bella a tutti piselloni, benvenuti in questo nuovissimo video, io sono il Tortellone e quest'oggi piselloni che cosa andremo a fare? Poi se sono arrivate, cioè ve lo giuro, una caterba di clip ragazzoni, vi siete impegnati, ebbene è scappato subito il secondo episodio. Il primo boys è andato veramente da paura, per chi non l'ha visto, veramente cafone per te che non hai visto, ti lascio il link in descrizione, vattene a spizzà. Regà, questo qui è anche più particolare del primo perché all'interno ci sarà anche una clip bonus. Quindi vi dico di guardare tutto il video per capire quale sarà la clip bonus e poi di lasciare un bel like se volete altre clips e ovviamente di inviarne altre ragazzi perché non sono mai troppe. Più elementi abbiamo per fare video, più ragazzi video caricherò. Cioè, facilissimo, facilissimo, quindi impegnatevi, supportatemi e via. Si inizia subito qui con la prima clipettina. Chi troviamo? Allora, partitella su Foot Brawl con lo zio Destri, Diamantone e Inch. Qui pensiamo, penso, contro zio Ruslan. Chi è qui MMA Ruslan, animalesco? Col Giglio Fiorentino e il Batia. Alzo le mani. Alzo le mani ragazzi per il golletto del Destri. Altro golletto? No, vabbè, vabbè. Ottimo assist. Raga, e questo invece? Deve scappare fuori, raga. Cioè, che cosa è? Ragazzi, aspettate un attimo. Cioè, il personaggio... Adesso non mi ricordo il nome, ma il personaggio che ha inviato quella clip. Why, Bomber? Why ha inviato una clip simile? Però, rispetto per te. Io alla fine... Lui ha capito che doveva inviare delle clip, ragazzi. Non ho specificato su cosa le doveva inviare e mi ha inviato forse la casa del mare, dove molto probabilmente, se la vede, lo legge nei commenti, se me ce lo invita siamo contenti. Ma non ho capito che zona è, se la scrivi nei commenti almeno ci organizziamo, ci organizziamo. Detto questo, si procede. Qui troviamo una rosa con lo zio Fede. Via, tricchettino easy. Ci sta, ci sta. Ancora Fede che continua qui veramente, qui, cioè esplosi poi, esplosi, tutti i trick assurdi. Ragazzi, adesso non so, però io vorrei, mamma mia, vabbè, cioè, ma di che stiamo a parlare poi? Ma che cavolo fate? Che cosa fate? Pluff, qui vabbè, contro uno, il pazzo Ludox. Vediamo qui, Donatello, Fire e Gab, cosa ci hanno mandato, molto probabilmente sia Fire. Vediamo lo zio Fire, attenzione, sbraga Mortis, attacca il corvo, aiutato dal Donatello. Donatello animale, vabbè, sì, ragazzi, fa spavento. E poi, tricchettino easy, porta libera e va a segnare. Bene, bene. Abbiamo ancora lui, ragazzi, il distro veramente ve ne ha mandati una caterva, una cosa esorbitante. Addirittura questa con Mortis, tiro, non ho visto bene, forse tiro diretto in porta, nulla di particolare. Però quella di prima veramente tanta tanta rueba. Qui va a uccidere. Qui si blocca forse. Si blocca il nulla. Veramente Bull va via. E vabbè. Match un po' buggatino, di Distru. Ti capiti sempre bene. Questa qui ragazzi, clipettina veramente top. Qualità top. Gollettino al limite del palo. Cioè alzo le mani. Alzo le mani veramente. Andiamo subito alla prossima, eccola, è questa qua. Chi troviamo? Ah, troviamo iCloud e Foki. Foki e iCloud, via. Gollettino, tacchettino del corvetto. E ce la siamo portati a casa. Qui no, 1-0. Attenzione. Qui che troviamo? Troviamo il Ciri. Il Ciri con stecca. Vabbè, vabbè, vabbè. Ha beccato lo spazietto, boys. L'ha beccato. Qui invece abbiamo Royal and Dark, vediamo. Ragazzi, io ve lo giuro comunque, cioè, la velocità in cui mirate e fate il tutto, cioè, non lo so, forse sarò io, ragazzi, che non ci ho mai provato a fare trick, però, cioè, boh, è assurdo. Alcuni veramente, cioè, guardate anche questo, raga, quanto ci ha messo a mirare, boys? Cioè, quanto ci ha messo a fare tutto, cioè, il nulla, capito? Vabbè, questo qui ci sta, Cioè, Looping King, raga, questo qui ci sta, la tecnica base, cioè, anche questo. Cioè, gliel'ha fatto passare, boys, dove? Dove?
Ho fatto anche caso che quando stai con lo scudo, non si sa, a volte, ragazzi, la palla rimbalza addosso allo scudo. Io non so se è successo anche a voi. Non so se lui nel frattempo clicca, boh, bisclicca, non lo so. Anche questo zio Lupi, veramente. Cioè, qui, ragazzi, predict devastante. E poi, vabbè, ciao, overtime. L'overtime, boys, devo dire che al di là di fare i due gol, l'overtime, ragazzi, è molto utile. È molto utile, sì, sia per le probabilità che c'è di vincere che di perdere. Però, cioè, se fai la giocata top, la vittoria è quasi sicura. Qui diamo fire alle prese qua con un tick e con il primo che veramente non si sa, ha ridato palla, cioè, sì, clip buona, ma veramente gli altri non si sa che stavano a fa. Vediamo il luto. Veramente, ragazzi, queste qui clippettine quasi tutte uguali, raga. Però io ho premiato uno, vabbè, le persone che me le hanno mandate veramente tante. E poi il fatto che la velocità, raga, la velocità di mira. Velocità di mira, secondo me, elevata. Non è che sto a dire che siete tutti quanti al Mister Sanji, però c'è, cioè, anche una cosa simile, raga. Cioè, è tosta da fare al volo comunque in una partita, in un match. Pluff. Cioè, boom, boom, così. Un po' che roba, boys. Cioè, quell'altro veramente stava a fa giro giro tondo, raga. Non sapeva manco quello che stava a fa. Vediamo, vediamo qui. Gli diamo fiducia allo zio Steph. Invece Rocco. Rocco è il protagonista. Vediamo Rocco con lo zio Mortis. Quegli altri si è bloccato un po'. Zero colpi per loro. Pa, pa, pa. Rocchinus. Eccolo, ragazzi, 20 euro d'esturbo, 20 euro d'esturbo, Robin, Clash, quell'altro, ragazzi, non riesco nemmeno a leggere il nome, Derdina, veramente un nome incomprensibile, Anubi, invece l'altro si chiama Anubi, quest'altro, Anubilo, boh, vediamo, vediamo, Kevin, vola via, via, killata tutta la squadra e mo molto probabilmente si andrà a fare il gol, si andrà a fare il gol, Beryl forse final, no, no. Pluff! Pluff! Protagonista PCM! Spocchia per lui! Vedi, vabbè, qui Arcangelo, vabbè, lo sbracano con la final. Thomas, gran player, raga, mio stesso nome, premiato per quello forse. E via. Gollettino. GXL! GXL, ragazzi, ecco, sì, mi ha fatto anche una piccola dedica. Quindi prendo, colgo la palla al balzo, ragazzi, per dirvi. Cioè, perlomeno chi è capace, se volete scrivere, cioè, raga, ve lo dico sempre se, nel senso, la cosa principale sono le clip. Se poi volete fare una piccola dedica, capito, un piccolo saluto, un qualcosa, lo potete fare anche una piccola richiesta, tipo, salutami, tipo, una frase strana, non lo so, raga. Inventatevelo voi, fatemelo sapere e inviatemi le clip. Comunque, andiamo avanti, vediamo Ale cosa fa. Qui, questa volta ci troviamo su Arraffa Gemme. Bam! Qui veramente gioco puro. Kill quelle vere. Attenzione, Frank. Frank non fa la final. Mamma mia. Mamma mia. Pluff. Attenzione. Mamma mia, ma che sta a fare? Che sta a fare? Ciao. Ciao. Veramente è andato là. Gli è entrato dentro casa, ragazzi. Sullo zerbino di casa. E ciao. Adesso andranno. Vabbè. Che fanno? Spacciati. 3 secondi. 2, 1. 19 gemme, tutti a casa. Thanks for watching. Grazie Alle perché me l'ha inviata. Vediamo invece il Davidone qui con Bibi. Foot comunque, ragazzi, piace veramente a tutti. Pochissime, pochissime le altre clip. Mamma mia. E via, e via. Davide con l'euro. Davide con l'euro. Qui abbiamo un altro Mister Davide con Bull e via. Cioè, la palla, ragazzi, ha continuato a rotolare. Lui ha semplicemente spaccato. È andato tutto liscio. Cioè, questa, ragazzi, triplo tocco. Triplo tocco da metà campo. Cioè, a mappa intera. Ta 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 ta. Rombetto e ha segnato. Assurdo. Comunque, vi ricordo sempre, ragazzi, la velocità. La velocità, raga. Cioè, anche sotto i commenti mi hanno detto sull'altro video. Ma che giocate sono qua e là. Cioè, raga, rapidità d'azione. Ma come? Cioè, perlomeno per me è sempre il top per queste cose. Poi, perlomeno chi li riesce a fare, poi ripetute, capito? Reiterate nel tempo.
Vediamo qui sempre il mister David con Rizzi e Ivan. La passa addosso alla steccionata, così se l'auto passa ancora è pronto. Guardate, guarda, vedi, se sta a scaldare, se sta a scaldare, sta a aspettare il tempismo. Sta a aspettare il tempismo. Eccolo. Tac. Tac, mister David e tac, 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 tac. Mamma mia, devastante. Devastante, bravo lui. Nicolas con il Black Eagle. Attenzione a Fasax. Guardate, Renato, Renato. Via, ciao. Bene ragazzoni, dopo questa clip che era l'ultima, io direi che ci possiamo lasciare, ovviamente con un bel salutone da parte del vostro tortellone. Io ragazzi, ve lo ricordo, lo so, sarò pesante, sarò ripetitivo, però almeno mi capite fino alla fine. Vi ricordo un bel commentino qua sotto ragazzoni, se vi è piaciuto, non vi è piaciuto, se siete capaci anche voi. E se siete capaci e mi dite che veramente ci avete le bolse quadrate, raga, mandatemi queste clip. Mandatele, non scrivetele solo nel commento. Io non sto a fare, non sto a dimostrare che sono meglio GX rispetto ad altri, ragazzi. Io prendo clip di persone che me le vogliono mandare, hanno voglia che io faccio video, che commento il video e vogliono comparire sul canale del Tortellone. Quindi se avete voglia anche voi, tortelloclips@gmail.com. Poi comunque troverete il link qui sotto in descrizione. Quindi proprio super easy. Detto questo, vi ringrazio per aver guardato tutto il video. Se avete trovato la clip bonus, e sicuramente l'avete trovata perché l'avete trovata, ditelo nei commenti, così almeno facilitate il tutto. Dai, veramente, detto questa stupidaggine, ragazzi, vi saluto. Un bacione al vostro tortellone e al prossimo video. Ciao boys, bella a tutti, vi voglio bene.